Eccoci di Rieccoci, nuovo, eccoci di rieccoci. nuovo. Ripartiamo subito Scusa, velocissimamente perché infatti conduttore, hai detto scusi, posso interromperla? sì, appunto, È le arrivato. volevo dare la parola perché mi ha detto prima che è È arrivata quest'ansia, gentilissimo. È prego, arrivata prego. un'ansia, notizia ansia da parte dei Bomber, la pagina che abbiamo appunto Sì. nominato prima. I Bomber, scoperto il motivo per il quale Max S ha fatto di tutto per farsi cacciare, ricordiamo che è Sì, stato espulso, esatto, no? ricordiamo. Alle 11, alle 23, Sì. aveva un concerto in tournée con le Pussycat Dolls. Ecco, Questa è la benissimo, notizia quindi ufficiale dei ufficiale, Bomber, quindi hanno ve l'abbiamo confermato. data, ringraziamo i Bomber, ma rassegna Rassegna stampa, stampa, dai, rassegna stampa. vediamo un Prima po' di di giornali. vedere cosa abbiamo oggi come rassegna stampa, ricordiamo che la scorsa settimana abbiamo avuto l'ignorante di calciatori Settori brutti, brutti, esatto, quindi ricordiamolo. quotidiano famosi, Questa famosissimo settimana, ormai. esatto, che parla soprattutto di calcio, questa Sì. settimana abbiamo voluto cambiare e andare più sulle, visto che abbiamo visto che una ragazza comunque anche ci segue, sulla Sì, cucina, perché bravo. magari può Poi c'è anche interessare a Top Gusto, qualcuno. no? Che è un Top canale dei Gusto, nostri, esatto, giusto? quindi Quindi. abbiamo il nostro Giampiero Galeazzi Sì. che presenta il suo libro, quindi Giampiero Galeazzi, Sì. Crudo e Magnato. Ah, ricordo che c'è il cotto e mangiato, Esatto, no? La parodia, lui speciale giustamente sushi, quindi lui risponde così. proprio, esatto, risponde a questo, quindi È in ringraziamo. vendita, ma cos'è? Un giornale con un Credo si trovi in libro? Ah, edicola, in edicola, credo, in edicola. non Allora andrò voglio, non mi sicuramente lancio, a comprare, ma Rollo, dobbiamo assolutamente dare la linea, collegarci. collegarci con, come già annunciato, il presidente della FGC, Giancarlo Abete. Presidente, ci sente? Pronto, buonasera a tutti. Oh, buonasera, Presente, pronto, grazie buonasera. mille. Grazie mille per questo collegamento preziosissimo. Grazie a voi dello spazio che mi date, insomma, sono qua in ritiro con la Nazionale. Sì, ecco. Sono molto contento, insomma, per aver raggiunto, sapete che c'è la partita contro la Esatto, Danimarca. ricordiamo venerdì, cioè domani c'è la partita contro la Danimarca in trasferta, mentre martedì 15 ottobre in casa a San Paolo, a Napoli, contro l'Armenia. Insomma, la qualificazione è Comunque, già esatto, in siamo mano. già qualificati, lei Soddisfatto? immagino sia soddisfatto. Certo, siamo molto contenti di aver raggiunto l'obiettivo della qualificazione contro Turri Eh beh, d'anticipo. giusto. Per noi è motivo di grande soddisfazione Sì, perché il certo. calcio italiano, insomma, come sapete, è un calcio importante. Certo. E anche se dobbiamo ammettere che il girone in cui siamo capitati è sicuramente un girone abbastanza che fa cagare, insomma, No, no, come scusi? non Ridicolo. ridicolo. No, ha No, detto una parolaccia, diciamo, Presidente. insomma, Non se l'è che reso insomma, quello conto. che facciamo è ridare visibilità e credibilità al Cioè, calcio italiano. ecco, bene, Presidente, a questo punto una domanda volevamo farle, che si è discusso molto del codice etico, no? Cioè che la nazionale deve avere un codice etico molto preciso, molto rigoroso, e che Balotelli, secondo alcuni, non doveva essere convocato per i famosi episodi in cui è stato coinvolto. Lei come la pensa la cosa? Insomma, ha fatto bene Prandelli a convocarlo oppure no? Innanzitutto la ringrazio per la domanda che mi ha fatto Sì. e dico che certamente so quanto Mr. Prandelli tenga al suo codice etico, Sì. che è molto importante per il calcio italiano, Infatti, sì. No, ma più importante ancora però ovviamente è vincere, sono i soldi, guadagnare, non dica, non dia visibilità, questi messaggi, per cortesia. guadagnare e salire sto cazzo dei ranking, No, no, si ranking calmi. FIFA che ancora un po' stavo pure dietro all'Armenia. No, noi non siamo così messi male, però Quindi ho codice. deciso io che Mario Balotelli, che è un valore, non ricordo, per il calcio italiano, Molto sì, forte, molto sì. sarà convocato, dato che è una risorsa per il calcio italiano. Sì. E parliamoci chiaro, se uno è buono a giocare a pallone, può essere pure un assassino, ma io lo convoco, No, insomma. no, non dica queste Che cose. messaggio Invece è, Prandelli Presidente? continua a guardare l'educazione, il suo codice Ed etico, è che giusto. è giusto, e sembra che può fare la squadra dell'oratorio, No, insomma. no, no, Ma non è se un giocatore la mi porta a casa la coppa del mondo, squadra. Sì. può pure uccidere, può pure uccidere mia madre, che ne so io. No, non ma dica queste scherziamo. cose. Cosa ride Ride, poi? ma Ride, sono cosa messaggi ride? brutti qua. Infatti ci tengo a sottolineare e vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato, Sì. che stiamo lanciando in questi giorni una bella iniziativa assieme al CONI. Alconi? Sì. Stiamo lanciando questo messaggio per i giovani italiani, del calcio italiano, delle scuole Ah, per i calcio. giovani calciatori, infatti, cerchiamo di C'è rimediare, uno diamo un bel slogan messaggio, sì. che segue questa iniziativa che è: non pensare all'educazione, pensa piuttosto a giocare a pallone. No, bello, Così bellissimo. magari è il futuro, che ne so, il calcio italiano vincerà qualcosa, Ecco. saliamo nel ranking con un tempo Va e bene, grazie grazie Presidente, Presidente. Calcio ringraziamo. italiano. Bene, insomma, io sono un po' spiazzato, sinceramente, per quello Anch'io, che ha detto. onestamente, Vabbè, il codice ma etico comunque è esatto, è importante, è arrivata importante. un'email che fanno una domanda a Guidolin, A al nostro Guidolin, sì. Guidolin è Pier Giuseppe che la fa e chiede se perché ultimamente, un tweet, anzi non è un'email, è un tweet, Sì. chiede perché
di Natale azzecca più congiuntivi sì. che gol ultimamente. Quindi vediamo se ha una critica quindi sì, di Natale. Vediamo se ci sente. Perché ricordiamo che di Natale insomma un italiano un po' così. Esatto, vediamo se Guidolin ci sente. Vediamo se è in collegamento. Mister Guidolin. Ricordiamo Guidolin che si fa chiamare anche padre Francesco. Esatto. Sì, padre Francesco, l'uomo che parla ai calciatori. Ai calciatori dice. Quindi ci sente? Pronto, buonasera. Buonasera, presidente. Mister, scusi. Mister. Buonasera. Rigiriamo la domanda. Non posso tanto parlare, insomma, perché insomma, i ragazzi sono già a letto, sono già a dormire dalle 8:15. Insomma. Dalle 8:15 dormo. Certo, qui all'Udinese, insomma, cerchiamo di fare le cose per bene, di volerci tutti bene, di andare a letto presto, perché 8:15 un po' come dicono, la mattina, insomma, l'oro in bocca. Ah, bene. Cerchiamo di vivere la giornata piena, insomma, finché c'è luce. Finché c'è luce. C'è speranza. Ma può rispondere alla domanda, per favore? Quindi, mai di Natale non fa più gol? Azzecca più congiuntivi che gol, dicono. Sì. Antonio, permettetemi di dire una cosa, ecco, insomma, sì. Sul ragazzo abbiamo fatto un percorso di crescita un po' particolare, perché voi sapete che Antonio era totalmente analfabeta, ecco, scusi? Non è analfabeta. Era totalmente analfabeta. Ma non è vero, insomma, non è vero. E grazie al mio intervento, perché voi sapete che io sono padre Francesco da Udine. Padre Francesco da Udine. Siccome San Francesco parlava, insomma, di animali, io... Parlo di calciatori. Va bene, allora. Bene, tra l'altro, Antonio, abbiamo fatto questo percorso e ovviamente adesso magari fa qualche gol in meno, ma insomma. Vabbè. Riesce a parlare, a comunicare con bene, permettetemi una cosa meravigliosa. Ce lo può passare cortesemente? Certo, qui con me. Di Natale. Antonio, sì. Antonio, ci sono i ragazzi degli autogol di Flop Calcio. Oh, grazie, se ce lo passa. Mi raccomando, fai bella figura. Fare bella figura. Ha detto che ha imparato, vediamo. Mi sentite? Buongiorno, perché sono contento, perché insomma ho imparato bene l'italiano, perché la lingua sono contento, perché con Francesco faccio sempre educazione. Non mi sembra molto congiuntivo. Io sono grazie a tutti di Natale, grazie mille. Va bene, andiamo avanti. Non l'ha imparato molto. Non ha imparato molto l'italiano. Bene. Andiamo avanti. Bene, con la velocissimi. Coppia perfetta. Ricordiamo questo torneo che abbiamo lanciato sulla nostra pagina Facebook, a cui state partecipando veramente in tanti, la coppia perfetta. Cioè stiamo cercando di creare la coppia perfetta nel mondo del calcio. Si sfidano. Esatto, erano ecco, 8, queste, giusto, esatto sì. Queste sono le semifinali. Quindi abbiamo tabellone. Sattanargi contro Santarelli e Alvarez. Si sono affrontate Santarelli contro la Alvarez. Sì. E invece per gli uomini abbiamo Casillas, Marchisio e poi Ronaldo contro Osvaldo. E in questo turno sono affrontati Casillas e Marchisio. Ma andiamo a vedere le semifinali. Partiamo dagli uomini. Casillas Marchisio. Contro Marchisio. Come due big. È andata, ha vinto. Secondo voi chi ha vinto? Io dico Marchisio. Attenzione. Ha vinto Marchisio. Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus. Fulleri, fatevi gli occhi. Vi leggo qualche commento. Diciamo, Valigia Rosa che commenta il principino nazionale e poi quell'elastico che grida al patriottismo come resistergli. Sì. Laura che dice, ehi, qui è molto difficile, meritavano entrambi la finalissima. Critica a te che hai fatto il E Giovanni che dice, sì. Ma cosa hanno spalmato su Marchisio? Effettivamente. Sì, sembra un po', insomma, un po' pomata. Per le donne invece si affrontava e ragazzi rifatevi gli occhi e Lara Alvarez. D'altronde posso dire una cosa, sì. A questo punto sono le più belle che si affrontano e i più belli che si affrontano, la sfida è sempre più difficile. Dei pezzi da 90, ecco. Voi chi avreste votato? Io avrei votato la Santarelli. Tu Ale? Io la Santarelli, dai, la Santarelli, made in Italy. Com'è andata? Ha vinto la Santarelli. Ricordiamo la fidanzata di Bernardo Cornadi. Avete scritto Bernardo Cornadi, mentre la Alvarez fidanzata di Sergio Ramos, diciamo che non sbaglia mai. Sì. E quindi abbiamo... Vediamo qualche commento. Vai. Qualche commento. Allora, Lorenzo che dice mi sentirei di giocare un X ma il 2 è troppo ben quotato, insomma, anche... okay. Poi abbiamo Alessio che dice un applauso a Bernardo Corradi. Vabbè, giustamente. Elia che ci dice 1-2 di precisione, tiki taka alla Barcellona. E una donna che invece si lamenta dice, posso commentare anche se sono donna? Certo. Lara è naturale, l'altra è rifatta. Ai, un po' di invidia e quindi tra di loro. Questo è la situazione, quindi la prossima volta si incontreranno Sattanargi e Ronaldo e Osvaldo e arriveremo alla finale finalissima perché ci siamo.
siamo in chiusura, siamo direi. In chiusura. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci hanno visto questa sera tantissimi. Ringraziamo tutti i fan di Facebook. Quelli che ci hanno scritto su Twitter anche. Su Twitter, YouTube, siamo quasi 40.000 iscritti. Grazie ragazzi di cuore. Ci vediamo a questo punto giovedì prossimo, sempre alle 23 con gli autogol. Ciao ragazzi, ciao, buona serata.